Ciao a tutti raga, allora, non è una gran giornata, non è una gran giornata anche perché il mio modo di fare contenuti, ho dovuto cambiare tutti i miei programmi, cioè è successa una cosa brutta purtroppo, ho preso una pazzesca con Baghera. Sarebbero dovuti uscire dei video in cui facevo vedere che la portavo dal carrozziere. Non faccio né nomi né luoghi, quindi io sono a posto con la coscienza, posso dire quel perché stavolta ho preso proprio un'inca pazzesca, sono incazzato come una bestia, ma come una bestia potente, e sono già passati un po' di giorni, ma solo a ripensarci mi girano ancora le scatole. Allora, avevo fatto dei video dove dicevo che andavo da un carrozziere di qui e di là per fare delle roba a Baghera, di qui e di là, è andata male. Allora, siccome non faccio né nomi né luoghi comuni, non ho fatto né foto né insegne né un c***o, posso dire quel c***o voglio sul mio canale, ok? Mi sono informato, ho cancellato apposta gli altri primi video prima della pubblicazione, li ho cancellati. Adesso voglio parlare di quello che mi è successo, dato che è una cosa in generale su una persona qualsiasi e un posto qualsiasi, dico quel c***o, perché sono rimasto veramente male e deluso. A questa persona in Italia gli ho dato la mia macchina pensando che mi facesse dei lavori, non dico perfetti, ma discreti, non essendo che lo faccia proprio come lavoro il carrozziere, lo fa per passione più che altro, è un meccanico ma fa anche per passione il carrozziere. Siccome magari non sono suo cliente o magari non gli sto simpatico, perché le vedo in faccia le persone quando non gli sto simpatico, ma non è che posso leggerli nel pensiero prima. Vabbè, gli ho fatto fare i lavori e tutto. Allora, gli ho dato la mia lata di vernice e gli ho detto, buono, dove è rovinata, che è da sfumare, dove c'è da fare la striscia dietro, nera, la fai. E mi fa proprio lui, questa persona in Italia, mi fa, non posso fare lì perché sennò resta alzata, meglio fare tutto lo sportello. E io gli faccio, è tutto inverno, tutto il tempo possibile, mi fido di te, fai tutto quello che devi fare, ok? Buono, mi monti i miei paraspruzzi. E se devi fare lo sportello, fai lo sportello. Se devi fare la fiancata, fai la fiancata. Devi farla tutta, falla tutta. Punto. Non ho dato limiti né di soldi, né di tempo, né di un c***o. Ok? Punto. Sono un po' incazzato. Non nero. Se c'è un colore più scuro del nero, ecco, mi sono incazzato così. E niente. Vado da questa persona. Vado lì, gli lascio lì la macchina. Non ci sono i video precedenti perché non voglio menate, non voglio foto fuori dall'insegna, tutto eliminato, tutto, completamente tutto. Questo è un video neutro che parla di una persona in Italia che mi ha fatto questo lavoro qua. Comunque, mi sono informato, se non metto nomi né nomi di insegne, non faccio foto né nulla, io sono pulito. La macchina è la mia, faccio quel c***o voglio, gli faccio le foto di quello che è successo, ok? Quando non faccio foto a luoghi comuni, a persone, o dico nomi di persone, o luoghi, o vie, io sono a posto, punto. Un posto in Italia, uno qualsiasi, nel monte, ok? Però devo dirle queste cose qua, perché mi fanno diventare una iena, dopo vedrete il perché. Mi fa, no, è meglio che non fai la riga dietro, nera, perché sennò si alza, e dopo lo sportello resta male, si vede, falla tutta come devi farla, mi metti i paraspruzzi, se c'è bisogno che non è carburata lo metti anche nella tua vasca sonar, perché è anche un meccanico, e magari è geloso perché non sono suo cliente, perché è il mio amico, e sono cliente del mio amico, e lì sono andato a fare solo robe di carrozzeria, adesso per la prima e ultima volta, sono una iena, capirete perché, credetemi. Boh, con la mia vernice, mi chiama dopo 3 settimane, vado in questo posto sperduto d'Italia, a prendere la macchina, vedo davanti, mi sembra abbastanza bella, era un po' scuro, vabbè, vado a casa, cioè, nemmeno alzare lo sportello per pitturarlo, sfumato via così, tu alzi lo sportello e vedi il nero nell'angolo. C'è il segno dello scotch che è stato tirato via.
gocce davanti, con la mia vernice, carburatore messo nel suona nell'acido, 10 minuti, 580 euro con la mia vernice che è avanzata ancora tanto così. E voi mi direte perché non ti arrangi a fare le robe? Allora, la mia idea era quella di farla fare ai miei zii, che in passato hanno fatto i carrozzieri, sono bravissimi, ma sono pieni di lavoro nei loro lavori da fare, legna, quello che è, e non hanno tempo. Non, logicamente non vedete gli altri video, vi devo spiegare tutto. E ho fatto arrivare le quattro stagioni, voglio fare i cerchi argento e utilizzarla quando non nevica e non c'è la sabbia, però utilizzarla anche andare a lavorare, ok? Il riassunto è questo. Quindi l'ho portata da lui di qui di là senza fretta, tutto inverno uso, non c'è problema. Quando è pronta, è pronta. Ha chiamato, arrivo a casa. La striscia è fatta solo la striscia beige. Ma hai detto te che è alta di fare tutto lo sportello? Ho detto fai quello che devi fare, me la lasci così. E in più la sfumi senza alzare lo sportello. Cioè, non sono uno che si crede chissà che, assolutamente no, non voglio mai insegnare niente a nessuno, anzi. Voglio solo sbagliare per imparare. Ma a me le persone che quando sbagliano, gli ammetti l'errore, non lo ammettono e per fartela pagare ti fanno pagare 580 euro con la mia vernice per sfumarla solo davanti e fare una righina dietro e non sei neanche un carrozziere? Vuoi prendermi per il c***o? Quelle persone qua sono così perché o è geloso che io vado da un altro meccanico che è il mio amico, oppure non lo so, gli sto sui coglioni. Perché non lo so, io sono andato educatamente, ho detto fai quello che devi fare. Aveva segnato le parti che bisognava fare, era di sicuro, poi gli faccio. Se tu vedi altre parti con ritocchi che erano stati ritoccati col pennellino di qui, da tu falla tutta, non c'è problema, non c'ho fretta, è tutto inverno. E io vedrai 2 settimane da fare, non mi interessa, tieni tutto inverno ma falla. Cioè adesso mi viene a dire, arrivo a casa. Da questo posto sperduto d'Italia, guarda, dico, ma dietro è stata grattata, non è stata verniciata, non ci credo, dai, vado giù. Vado giù in questo posto misterioso d'Italia, dico, guarda che secondo me ti sei dimenticato di verniciarmela dietro. Ero già lì con i soldi contanti da pagarlo, dovevo ancora farmi il conto. In nero ovviamente, così, nero. Vado lì e gli dico, guarda che per me non è pitturata dietro. Ma no, mi hai detto, te devi fare solo la striscia dietro. Così. Mi ha fatto vedere le foto, è rimasto male nel vedere le foto. Ha cambiato faccia. E mi fa, gli ho detto, dai fammi il conto. Fammi il conto così. In arabo, per me era anche cinese, scriveva al contrario, da destra verso sinistra. 5,80. Vabbè. Non volevo litigare. Di questo posto sperduto dai c***o, che non andrò mai più e non farò mai andare più nessuno, tutte le persone che conosco. Questo è un canale, non posso fare nomi né luoghi comuni né un c***o, ok? E sto alle norme. Non ho fatto né via, né foto né a luoghi, né foto a persone, né ho detto che luogo era. Punto, io sono a posto sul canale. 580 euro. Perché questo? Perché gli ha dato fastidio che io gli ho detto così. Vengo a casa con la mia coda tra le gambe. Dico, adesso cancello tutti i video senza luoghi comuni né nulla, faccio un video che dice quel c***o è successo, perché è possibile una roba del genere. Ora vi faccio vedere. Gocciolate davanti, è stata usata solo la mia vernice che era mezzalata così, solo sfumata così, incartata alla c***o di cane. Una persona cieca lo fa meglio. Scusatemi l'ironia, però. Una persona cieca lo fa meglio. È stata fatta di fretta. Non so, o perché sto su questa persona qua, o perché è gelosa che io ho un altro meccanico. Allora io dico, io sono quel tipo di persona, va bene? Questa volta mi hai bastonato. Ti ho fatto capire che non sono stupido, che dietro non l'hai fatta, l'hai fatta. Buono. Sei rimasto male, mi hai cazziato, mi hai fatto pagare quella cifrona lì, che se andavo da un carrozziere vero, con gli stessi soldi me la faceva, ma bene, non fatta discretamente, non fatta di bene, ora vedrete. Siccome è arrabbiato, mi ha fatto pagare quella cifra lì, vado via. Ah, se vorrai farla dietro, no, no, ci penserò, ti preoccupare, ti preoccupare, ti preoccupare.
Ora, adesso vi farò vedere la macchina. Con 580 euro la tua vernice, messo i paraspruzzi e messo il carburatore nell'acido, nel sonar, non ho capito bene. 580 euro con la mia vernice. Per fare una minchiata del genere che adesso vedrete, quanto ci hai messo? Più di 3, secondo me no. Fai 6 ore. 6 ore. Perché una persona magari è lenta. Ma se è lenta la fai bene almeno. Ora vi faccio vedere. Sono una bestia. Una bestia. E siccome non ho fatto né nomi, né luoghi comuni, né foto, né un cazzo, sono a posto e mi sfogo su questo video perché sennò facevo un macello. E non può succedere una roba del genere. È una roba assurda. E solo perché ti ho detto educatamente, guarda che secondo me dietro non l'hai fatta, ti incazzi e mi fai pagare il cazzione? Ma stai scherzando? Vabbè. Sono incazzato come una bestia. Ho parlato con ogni tipo di carrozziere che conoscevo di qui di là. Ne conosco tanti, mi piace, è la mia passione, carrozzeria e motori, conosco tanti meccanici, tanti carrozzieri. Carrozziere non ne ho uno di fiducia. Purtroppo sono andato qui, purtroppo sono andato qui, anche per consigli di amici, tra virgolette, che magari a loro che sono loro clienti glielo fa bene, a me me lo fai col culo. E nulla. Così, ora vi faccio vedere la mia di macchina. Adesso io cos'è che devo fare? Devo prendermi un poco di vernice che c'è, sperare che ci sia un codice e sperare che ci sia, dopo che ci sia quel codice lì, che ci sia una bicomponente spray come faccio sempre io, per rimediare a quella c***a enorme, perché è un cesso. Fa schifo. Ditemelo voi, magari. Sono troppo critico io, ma io senza nomi, né luoghi, né foto, né nulla, io posso dire quel cavolo che voglio nel mio canale, ok? E niente, mi direte voi, adesso ve la mostro. Boccata d'aria. Questo è il segno dello scotch. Che io all'asilo non avrei fatto quella roba qua. Questa è la riga, neanche sopra, ma qua che si vede ancora un po' di nero. Io sono pulito, posso dire adesso. Allora, qua così è stata sfumata, non è stato neanche alzato il cofano, ok? È stato pitturato qua così perché avanza giù sotto. Qua c'è il nero. Qui così, qua è stato riparato che era rotto da me. Vabbè, quello lì va bene. Così, ok? Quindi è stato chiuso e sfumato. Basta. Con la mia vernice. Qui non è stato fatto nulla, sono ancora i suoi ritocchi. Qui, qui. Questo segno qua. Paraspruzzi sono messi bene, quello sì. Qui è un po' di giallo perché era bello, stava bene, no? Ora al davanti, che speravo fosse uscito bene almeno lì, da qua sotto e basta. Sfumatina lì, sfumatina lì, goccia, cioè neanche questo ho fatto bene. Qui c'è ancora il segno dello scotch quando è stata verniciata. Qui è polvere, per fortuna, neanche è stata pulita, prima di verniciarla. Guardate. Lì sulle tracce del mio gatto, ok? L'ho pulita lì ieri il cofano per vederla, ma era scuro. Qua sopra non è stata neanche pulita prima di essere verniciata. Qui così, vabbè. Ditemi voi nei commenti del mio canale di questo posto sconosciuto, questa persona sconosciuta, professionista. Lo fa per passione, ma se almeno sei un po' onesto dopo che fa una roba così, raga. Allora, nella vita tutti possono sbagliare, ok? Io per primo ammetto l'errore ogni volta perché non sono un professionista, ok? Lo faccio solo perché mi piace. Siccome anche queste persone lo fa per passione di qui di là, dicevano tutti che era bravo,
Quando vengo giù a dirti così, fai finta di nulla, di ah, cavolo, mi sono dimenticato, te la rifaccio tutta e dopo fammi pagare anche 5,80, rifai tutta anche dietro. Fidati che dopo vado via, sono già un po' più soddisfatto e forse la prossima volta tornerò. Ma così, a fare così, perché ti dico una cosa educatamente, dico guarda che secondo me dietro non l'hai grattata, ti incazzi, si vede la faccia che ti incazzi, io ero già incazzato, ma se divento una iena è peggio. Andiamo in ufficio così in arabo. Ah, 5,80. Ah sì? Dopo mi cazzi anche? L'ho guardato così. Vabbè. Faccio finta di niente perché sono una persona esplosiva. Mi trattengo, dopo do fuori di matto. Quindi ho cercato di trattenermi per evitare casini e tutto. Niente, vengo a casa e dopo l'ho guardata bene. Peggio di prima. E piuttosto di buono, no, mi sono dimenticato. Te la rifaccio, la rifai tutta bene. Bene, che ho usato solo la mia vernice. Ok? 580 euro in un mese di lavoro, ma non 3 settimane a tenerla ferma e starci dentro 6 ore forse col culo a sfumare senza neanche incartare bene. Bene. Dopo mi dai la macchina e io forse un giorno tornerò. Ma così, caro amico, in questo posto sperduto d'Italia, hai sbagliato persona, hai sbagliato tutto. E niente, quelle robe qua sono deludenti, ci sto male perché per me sono tanti soldi, sono un operaio normale, non faccio turni né nulla, non dico quello che prendo, vabbè, le robe private le lascio a me, però non prendo cifre esorbitanti, prendo una paga base normale, ok? 580 euro con un figlio, ti tiro un incontro. Meno fatta bene, li sai che li spendi, ma qui adesso devo rimetterci mano. Qui adesso devo cercare, no, cercare il codice colore innanzitutto, sperando che ci sia su, perché è stato fatto da una carrozzeria questo qua, il codice. Ce l'ho ancora da quando l'avevo fatto. E da quel codice qua risalire dalle bicomponenti sperando che ci siano. E dopo rimediare a quel merdaio lì. Quindi la lezione che ho imparato qual è? Se sai di essere capace a fare delle robe discretamente, arrangiati. Adesso io mi arrangerò sempre. Spero di trovare la bicomponente, mi arrangerò sempre. A fare sotto la catramina robe di ruggine. Mio zio ha fatto il carrozziere anni fa, non aveva tempo adesso per la legna, eccetera, eccetera. E purtroppo sono andato lì. Se no, d'ora in poi li faccio fare sempre a loro lì. Solo che non hanno mai tempo nei loro lavori, eccetera. Quindi non hanno mai tempo, però loro sono in grado di fare quelle robe lì. E hanno anche un attrezzo per alzarla di traverso quando sarà da fare la catramina sotto. Per quelle robe qua spero di trovare una bicomponente. A costo di rifarla tutta, prendo 5-6 bicomponenti e la rifaccio. Lì dove è sfumata. Sperando di trovare il codice colore. Perché sennò sono nella cacca e devo ritoccare col pennellino dietro. Purtroppo è così. Perché non vado più da un altro carrozziere a spendere altri soldi per farla dietro. Perché ne ho già spese abbastanza, sinceramente. Niente.